la Costituzione e quindi allo stesso tempo rassicurarlo che questo decreto arriva in aula con la firma del Presidente della Repubblica, quindi dopo aver superato positivamente il cosiddetto vaglio costituzionale. Pertanto chiederei a costoro di entrare nel merito del decreto e di risparmiarci pantomime su eventuali strappi con i principi fondamentali della nostra Carta fondamentale, appunto. Questo è un provvedimento, al contrario, di cui l'Italia, a nostro parere, aveva ed ha molto bisogno, perché mette ordine nel Paese, perché fa chiarezza nelle regole e perché offre strumenti alle istituzioni per garantire sicurezza agli italiani nell'interesse di tutti quanti gli italiani. È un importante punto nel quale questo provvedimento si snoda è quello che prevede la lotta alla mafia, la lotta alla criminalità mafiosa. E non è un caso, aggiungo, se questo provvedimento arriva in aula dopo che abbiamo approvato anche la legge sul voto di scambio politico-mafioso, a dimostrazione che questo governo e che il ministro dell'Interno vogliono concretamente combattere la mafia, impedendo che si insinui nelle istituzioni, ma anche impedendo che possa praticare quegli atti, quegli atteggiamenti nei quali appunto è stata sempre molto brava e non sempre nei quali ha trovato la giusta lotta e la giusta forza da parte dello Stato. Che cosa fa il decreto Salvini? Intanto potenzia l'agenzia dei beni sequestrati e confiscati alla mafia, ampliando la platea dei soggetti che possono partecipare a queste gare, ad acquistare beni, ampliando anche la platea dei beni che possono essere sottratti alla mafia, prevedendo anche una dislocazione più ramificata sul territorio nazionale dell'Agenzia. Prevede una più efficace circolarità delle informazioni tra le istituzioni, in modo che tutti sappiano tutti, come per esempio comunicare al questore e alla direzione investigativa antimafia non soltanto le sentenze irrevocabili di condanna, ma anche i provvedimenti ablativi e i provvedimenti restrittivi. Prevede che in caso di impugnazione delle misure a carattere patrimoniale, il privato che impugna queste misure in sede di appello possa essere condannato al pagamento delle spese processuali anche in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione. Prevede un aumento delle pene per i subappalti illeciti, passando, attenzione, da 6 mesi a 1 anno ad una pena da 1 anno a 5 anni. Prevede un monitoraggio importante sugli appalti rilevanti, con una comunicazione al prefetto, e prevede anche delle misure per quanto riguarda i comuni. E qui mi permetto di parlare anche da sindaco e non soltanto da senatore rispetto ad alcuni interventi che mi hanno preceduto. Con queste previsioni i sindaci non si sentono affatto commissariati in toto, non si sentono affatto privati dei loro poteri, ma si sentono rassicurati di questa previsione, ovvero quando è prevista la nomina di un commissario ad acta, anche laddove non ci sono le condizioni per lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma laddove ci sono delle gravissime irregolarità che fanno presagire o comunque fanno temere che il percorso nel quale il Comune si è insinuato è tutt'altro che rassicurante. E prevede questo decreto anche un incremento delle risorse per quelle commissioni che vengono appunto nominate nei comuni sciolti per mafia. E veniamo un attimo ai principi sui quali questo decreto si sorregge e sui quali si sorregge l'azione politica della Lega e di questo governo. La legalità. La legalità è un valore, è vero, è un valore, ma non basta. Declinarlo come valore non basta. Relegarlo in un bel libro di poesie non basta. Occorre che la legalità non venga soltanto predicata, così come in tanti hanno fatto per tanto tempo, ma che venga praticata. E il valore aggiunto di questo decreto sta proprio qui, sta nel punto in cui mette in atto una legalità di cui gli italiani hanno bisogno e di cui gli italiani fanno richiesta quotidianamente. E poi un'altra riflessione vorrei farla sul binomio
tra sicurezza e libertà, sulla quale l'ex ministro Minniti ha detto delle cose tristi, delle cose clamorose. A proposito, invito il Partito Democratico a chiarirsi, perché Minniti dice che c'è troppa sicurezza, voi dite che non c'è alcunché in termini di sicurezza in questo decreto. E cosa dice Minniti? Che Salvini vorrebbe scambiare la sicurezza con la libertà. Beh, io sono felice che l'abbia detto, perché rimarca la differenza tra noi e loro, perché non si tratta di scambiare sicurezza con libertà, si tratta di asserire un principio in base al quale un paese più è sicuro e più è libero. E questo è l'obiettivo più importante che si prefigge di raggiungere questo decreto. Perché se una ragazza può ritirarsi tranquillamente la sera tardi, è un paese più sicuro ed è un paese più libero. Se un bambino può stare tranquillamente in un parco giochi con i genitori o magari con degli amichetti, è un paese più sicuro, è un paese più libero. Se gli spacciatori della morte spariscono, per esempio, davanti agli istituti scolastici, è un paese più libero, è un paese più sicuro. E per concludere, voglio dire, ma penso di interpretare il pensiero di tutti i colleghi della Lega, noi sosteniamo questo provvedimento non per dovere di partito, ma lo sosteniamo con orgoglio, perché ha la mano forte di un ministro che fa quello che promette, alla condivisione di un governo che fa quello che promette. Quindi ci sarà il nostro sostegno, anche perché si passa, come il ministro Salvini ci ha insegnato, dalle parole ai fatti, e anche perché finalmente si chiarisce una cosa in Italia. Dopo che un'ombra buia, triste, ha colorito questo aspetto da parte sinistra, che le forze dell'ordine stanno dalla parte buona del paese e non dalla parte cattiva del paese. I cattivi sono altrove. Grazie. Grazie, senatore Pepe. È iscritta a parlare la senatrice Bonino.